Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Ho visto tantissimi video del genere in giro per YouTube e ho voluto fare una mia personale versione di come secondo me si preparano le ragazze versus come si preparano i ragazzi per andare a scuola il primo giorno. Questo è anche un video in collaborazione con Yume Twins. Mi ha mandato questa bellissima scatola con dentro un sacco di cose e tra l'altro farò un giveaway con 5 box del genere che vi potrebbero arrivare a casa a 5 vincitori. Per le spiegazioni varie, aspettate fino alla fine del video che vi spiegherò tutto. Nel frattempo, buona visione! Sono le 6. No. Dai, Serena, ti sei ripromessa che quest'anno ti svegli presto. Dai, vai con questo al mondo. Vai. Aia. Vai. Cosa mi metto? Calma. Questo. Cos'è carina? Boscaiola. Amo. Ma senti, su cos'è che ti metti? Ah. Qui siamo. Però sopra cosa mi metto? Oh! Ah, ma quindi pantaloni lunghi? Perché fa caldo, però cioè a scuola non so. No. Quanto anche di me, amore. Batterò per le ginocchia bianche. Allora, zaino. Lui, assolutamente sì. Cioè, non posso lasciarlo a casa. Spazzolino dentifricio mini. Proprio subito. Poi cerotti con gli orsetti, vabbè, ovvio. Cioè, nel senso, magari mi faccio male, che ne so, tanto sono stordita, quindi figurati. Poi carte di Sailor Moon, assolutamente sì, le devo far vedere alla Cree. Sono troppo belle, poi magari ci scappa la partitina. Quaderno ce l'ho. Penne, ho tutti i pennarelli colorati, perfetto. Portafoglio, assorbenti che non si sa mai. Basta, direi che sono pronta, no? Opla! Pallone, ce l'ho. Asciugamano, vabbè, lo lascio qua, sa mai. Foglio per scrivere ce l'ho. Penna che abbiamo. Bella roba, qualcuno. Via, fatto. E spero che questo video vi sia piaciuto. Ho voluto fare proprio una mia personale versione di questo video.
anche perché da uomo sono veramente un figo. Questo video, come vi ho anticipato, è un giveaway di 5 di queste scatole Yume Twins, in cui all'interno ci sono un sacco di cosine fantastiche kawaii. A me è arrivata questa scatola con dentro i cerotti, che io questi qua penso li userò per sempre, anche se non mi faccio male. Cioè, ci sono gli orsetti disegnati. Non so se ci spieghiamo. Le carte di Sailor Moon, che tra l'altro è uno dei cartoni più belli del secolo, che io lo guardavo sempre quando ero piccola. Winnie the Pooh, altro mio cartone preferito, hanno azzeccato con me, hanno messo tutti i miei cartoni preferiti, assurdo. Oh, ma è troppo peluscioso. Poi, per chi viaggia tanto e per chi adora queste cose, questo qua è il mini spazzolino con il dentifricio. Io veramente volevo piangere quando l'ho visto, perché è una cosa troppo tenera e lo amo, cioè è troppo bello, mia madre me lo invidia tantissimo. E infine nel box ci sono anche queste scatoline che contengono ognuna una sorpresa da costruire. Sono cose troppo tenere, tutte relative al cibo. Io eleggerò 5 persone per vincere 5 di queste box. Le uniche due regole per vincere il box sono iscrivervi al mio canale e commentare qua sotto dicendomi se volete la box. I vincitori verranno proclamati qui sotto e sul mio profilo Instagram. Farò delle stories in cui proclamerò tutti i vincitori e li eleggerò nell'arco di una settimana. Inoltre, se non siete tra i vincitori e volete acquistare comunque la box, vi lascio il link in descrizione e potete fare o solo una box oppure potete fare una sorta di abbonamento mensile in cui ogni mese vi arriva la box con tutte le cosine dentro. Secondo me è una cosa troppo carina. In ogni caso andate a vedere il loro sito, perché ci sono un sacco di cose carinissime, che sono tutte così. Niente, come ultima cosa vi ricordo di iscrivervi al mio canale, seguirmi su tutti i miei social e ci vediamo venerdì con il secondo vlog dell'Interrail di quest'estate in giro per l'Europa. Io vi saluto, buona giornata, buon tutto quanto, ciao!